Lunedì scorso a Villa Saporiti, sede della provincia di Como, su iniziativa dei consiglieri dei gruppi di opposizione, la Commissione Territorio ha dato avvio alla procedura di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area della cascata della Valategna ad Asso. L'obiettivo, condiviso all'unanimità dalla Commissione, è quello di garantire la definitiva salvaguardia della cascata attraverso l'articolo 138 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che prevede appunto, mediante una serie di passaggi che coinvolgono la sovrintendenza e la regione, l'avvio del procedimento di dichiarazione del notevole interesse pubblico. Nel corso dell'ultimo anno, ma il primo progetto per un ristorante risale al 2003, si è parlato della possibilità di edificare un supermercato sotto la Valategna. Sulla questione, già a febbraio, era stata presentata un'interrogazione da parte del parlamentare comasco Chiara Braga e dell'onorevole Ermete Realacci. Dopo la risposta del ministro all'interrogazione, la battaglia per la tutela della cascata della Valategna venne portata avanti dalla Commissione Ambiente, che chiede alla provincia di avviare i passaggi tecnici e politici necessari a definire una tutela efficace di un'area di grande valore paesaggistico e culturale, come dimostrano anche le molte iniziative che si sono moltiplicate negli scorsi mesi a difesa della cascata. Commenta il vice capogruppo del Partito Democratico Rosangela Arrighi, su iniziativa dell'opposizione, la provincia è finalmente passata dalle parole ai fatti per quanto riguarda la difesa dei beni paesaggistici comaschi. La Commissione Territorio ha condiviso all'unanimità la nostra proposta e ha dato incarico agli uffici provinciali di predisporre la documentazione di avvio della procedura per dichiarare la cascata della Valategna area di notevole interesse pubblico. La zona ha un valore inestimabile dal punto di vista culturale, numerose le sue citazioni letterarie, da Stendhal a Cesare Cantù, e paesaggistico, interpretando la volontà di tutti i cittadini della zona e comaschi che si sono mobilitati per la sua difesa, vogliamo tutelare questo patrimonio.